Laura, ci troviamo qui in questo bellissimo posto, all'Arenella, in un luogo storico, la Lega Navale Italiana, ci hanno ospitato e quindi come mai qui a Palermo in questi giorni? Raccontaci. Sono venuta a omaggiare il presidente dell'Associazione Italiana... cosa? Ali, Associazione Libri Italiani. Vabbè, ci può stare, non siamo, può stare, non siamo così famosi. Ma, famosi. Ma insomma, volete anche che Anna non abbia un minimo di dimenticanza? Ma ci sta, ci sta. Ma poi è troppo lungo. Dunque, presidente dell'Associazione Libraici. Italiani, Lebrai, Palermitani, che cosa ancora manca? Lo so, hai ragione. Manca tutto il lavoro che fai e che so che fai sempre come se fosse l'ultimo lavoro della tua vita, sempre con l'acqua alla gola. Ma guarda, tu lo sai, ho la passione per i libri, per la lettura, tra l'altro dobbiamo anche dire che il nostro amico Francesco Anello di Capopensiero ovviamente c'è stato di grande aiuto per questo incontro. Tra l'altro ringraziamo anche Antonino Stiera, che qua sta facendo la ripresa. E dobbiamo ovviamente ricordare una cosa, che tu sei appunto venuto a Palermo, hai un'altra volta promosso il bellissimo libro, l'epistolario, Lino Mandalà, Lettera Laura dal mondo da nessuno, in libreria, e adesso so che tu stai lavorando su diverse cose. Sì, su diverse cose. Diciamo alle nostre amici lettori. No, non diciamo tutto. Possiamo dire invece una cosa che mi ha dato da pensare. Io con gli epistolari ho un problema veramente di nascita, perché dall'epistolario dei nonni ritrovato scopro la loro storia d'amore e la vita anche di nonno Jacopo e Feliciano. L'epistolario è questo. Io ho inciso un disco nel 65, Amore Scrivimi si chiamava, un 33 giri, erano le lettere di personaggi famosi e io adoravo le lettere che spediva Ugo Foscolo alle sue amanti. Sembrava un palermitano, passionale. Quindi io, com'è? Io ti scriverò, ti devo scrivere un po' di lettere. Tu una volta mi hai scritto una brevissima lettera, però brevissima. Dovremmo cominciare, forse ripubblichiamo, chi lo sa. E quindi anche le lettere sono molto importanti, magari scriverle, magari riceverle. È un messaggio che mando con il libro, ma mando anche a voce. Impariamo a scriverci, mandiamo una cartolina da dove andiamo. Ma sapete quando si riceve? È una grande gioia. Basta, ho fatto il mio pistolotto. Grazie Laura, ovviamente ci vediamo qui. Speriamo un'altra volta in questo luogo bellissimo. Ciao. Grazie Antonino. Ciao.